Grazie ancora, Spyro. Ora devo scoprire cosa ha fatto quella perfida maga alla mia casa mentre ero imprigionato. Ehi, Sheila! Mentre non c'eri, un gruppo di Rinok ci ha sbattuti fuori dalle nostre case. Ma è tutto a posto. Bobby, Pete e io abbiamo un piano geniale per riprendercele. E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel Host e benvenuti in questa nuova recensione. In questo Spyro 3 vi ho fatto una sorpresa. Lo sapete che per la prima volta si può usare un personaggio giocabile? Giocheremo nei panni di Sheila il canguro. Dobbiamo aiutare Sheila a far ritornare a casa queste caprette. Billy, Bobby e Pete. Segui Bobby e Pete lassù con il tuo salto aereo. È facile. Devi solo premere salto mentre sei nel punto più alto della tua traiettoria. Capite ragazzi, ora vi spiego i comandi di Sheila il canguro. Voi dovete saltare premendo il tasto X e poi premetelo di nuovo per fare un doppio salto. Vedi quel Rinok lì davanti? Ce l'ha con noi da quando gli abbiamo lanciato le mutande in cima a un albero. Vai e dagli un calcio da parte nostra. Noi ti aspettiamo qui. Per dare calci dovete premere quadrato o cerchio. Fate attenzione perché questi Rinok hanno le piccozze da ghiaccio. Per saltare in cima agli gruppi ripidi come questo devi usare il doppio salto. Premi salto, poi premilo di nuovo nel momento esatto in cui tocchi terra per spiccare un doppio salto. Appresa questa tecnica, potrai arrivare dappertutto. Capito cosa si deve fare? Saltate di nuovo nel momento esatto in cui toccate terra per eseguire un doppio salto. In questo livello picco di Sheila bisogna raccogliere 400 gemme. E poi c'è da guadagnare un trofeo. Dovete prendere a testate tutti gli oggetti metallici. Gabriosta è molto felice e contento di usare un personaggio giocabile. Mi fa piacere usare Sheila. Ricordatevi che in questa versione rimasterizzata Sheila c'ha i capelli, lo zaino e la giacca. Ah, casa dolce casa. Ecco, tieni. Lo tenevo da parte per farci una frittata, ma te lo sei meritato. Me lo sono meritato quest'uovo. Aiutando Billy, la capra delle nevi, abbiamo trovato quest'uovo e c'è una draghetta e si chiama Ruby. Ora dobbiamo capire cosa succede. L'ultima volta che abbiamo provato a passare, quell'alce ha lanciato Billy attraverso un muro. Se non ti dispiace, ti aspettiamo qui mentre vai a dargli una lezione. Fate attenzione ragazzi perché ora c'è un alce molto pericoloso. Se un alce si avvicina, io vi consiglio di tirare calci. Avete visto? Questa è una grotta ghiacciata. Ricordatevi che a Spyro 3 non si usa Spyro tutto il tempo, ma si usano anche personaggi giocabili. Per ora stiamo usando Sheila. Il prossimo è un pappamolle. Vai, toglielo di mezzo, noi ti guardiamo le spalle. Bravi, guardatemi le spalle, così tolgo di mezzo per Rinok. Ricordatevi che le rocce si possono calciare. Sheila è il canguro adatto per questo lavoro. Ma che sta facendo Pete, la capra delle nevi? Non preoccuparti, prenderò a calci questa pietra finché non si rompe. Ma c'è Sheila a rompere la roccia con i suoi calci. Te l'ho rotta io la pietra. Ehi, Sheila, aiutami a fare uno scherzo. Prendi questo uovo e tiralo contro la casa di Billy, ok? Devo fargliela pagare per avermi buttato giù dalla roba a cornate. Bravo, Pete, vendicati di Billy. E abbiamo trovato un altro uovo con la draghetta Jelly. Adesso proseguiamo e andiamo avanti. Abbiamo fatto tornare a casa Billy e Pete. Ora aiutiamo Bobby, l'ultima capra delle nevi. I Rinok stanno avendo la meglio. Non riusciremo a fermarli.
aiutarli se non distruggiamo le loro capanne, ma sono troppo grosse per buttarle giù a calci. Prova a usare l'attacco pestone per schiacciarle. Io distrarrò i Rinoc insultandoli mentre tu abbatti le capanne, d'accordo? D'accordo, ora dovete capire cos'è l'attacco pestone. Ti ricordi come si dà un pestone, giusto? Devi saltare e poi prendere azione mentre sei in aria. Avete capito, ragazzi? Per distruggere le capanne voi dovete usare i vostri pestoni, saltate e premete triangolo. Ricordatevi che queste capanne sono a forma di fungo, costruite dai Rinoc. Ricordatevelo, saltate e poi premete il triangolo per usare il testone per distruggere le capanne. E dopo che avete distrutto tutte le capanne dei Rinoc, finalmente Bobby, la capra delle nevi, può tornare a casa. Così si vince l'ultimo uovo. Così prendo quest'uovo che ha trovato in casa. Ma vi sta piacendo questo livello col titolo Picco di Scila? A me mi sta facendo impazzire, davvero. Non dimenticate che stiamo vedendo un sacco di alberi coperti di neve. Grazie dell'aiuto, Scila. Oh, prendi questo uovo che avevo in casa. Quest'uovo l'avevi in casa. Questo draghetto si chiama Nan. Abbiamo preso 3 uova in questo livello Picco di Scila, ragazzi. Ora finiamo di recuperare le gemme e poi si conclude il video. Mi sa che c'è la fata Zoe e ci dà un consiglio. Se non ricordi come controllare un personaggio o un veicolo, accendi il menu pausa e seleziona comandi. Capite, ragazzi? Se non vi ricordate come controllare un personaggio o un veicolo, andate al menu pausa e selezionate i comandi. Dovete ricordarveli i comandi, come controllare un personaggio, un veicolo. Ricordatevi che nell'anno 2000 la PS1 faceva Scila il canguro nuda, senza capelli e senza vestiti, ma ora Scila mi sta piacendo di più con i capelli e con il vestito. Grazie alla trilogia rimasterizzata di Spyro. Bene, il mio video giunge al termine, ragazzi. E vi saluto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.